oggi veniamo in anteprima il nuovo Staff Pack Creazione di Cristallo, che uscirà il 29 febbraio. Staff Pack basato sulla creazione di gioielli, con nuove abilità, nuovi oggetti e nuovi vestiti per il cast. Ovviamente ringrazio Electronic Arts per avermi concesso l'Early Access e vi ricordo che se volete comprare questo nuovo Staff Pack all'interno di Electronic Arts App potete utilizzare il mio codice SHIRARED per comprare appunto Creazioni di Cristallo, ma anche altre espansioni che magari volete aggiungere a questo Staff Pack. E ringrazio come sempre tutti quelli che lo stanno utilizzando, che lo utilizzeranno, in quanto va a supportare direttamente me e la creazione dei contenuti che porto sui miei social. In questo video andremo a coprire tutto quello che aggiungerà Creazioni di Cristallo, quindi vedremo modalità crea un sim, modalità build e ovviamente la modalità vivi. E io direi di cominciare con la modalità Cass. Lei è Endora Grimm e ci accompagnerà durante il gameplay di questo Staff Pack. Prima di cominciare a vedere capelli, vestiti, eccetera, eccetera, già vi dico che Creazioni di Cristallo aggiunge una nuova aspirazione, che è Artista del Cristallo. Non aggiunge tratti, ma andiamo a vedere subito i capelli. Allora, intanto, questi capelli colorati io li adoro. È praticamente la mia pettinatura preferita. Forse vi dico la verità, è anche l'unica carina, perché gli altri sinceramente a me non fanno troppo impazzire. C'è questo qua con lo chignon dietro e gli anelli, carino. Quest'altro con i capelli lunghi e l'accessorio dietro. Questi sono i peggiori. Il mio preferito rimane questo. Non ci sono cappelli, non c'è trucco, però ovviamente ci sono gli accessori e ne troviamo solamente due per il momento. Io penso che gli altri verranno fuori forse alla loro creazione, poi lo andremo a vedere. Comunque gli orecchini li adoro, anche la collana mi piace un sacco. I vestiti non sono tantissimi e oltretutto secondo me i primi swatch della maggior parte degli abiti che sono all'interno di Creazioni di Cristallo non sono bellissimi, infatti i più belli sono nascosti. Ha uno stile molto casual questo Staff Pack, purtroppo per quanto riguarda gli abiti inferiori ce ne sono solo due. Ovviamente gli uomini hanno meno vestiti rispetto alle donne. Abbiamo tre tipi di scarpe nuove, principalmente due stivaletti e queste scarpe di cristallo, che vi dico la verità a me sinceramente non fanno troppo impazzire. So che molti sono stati catturati da queste scarpe, ma a me proprio non piacciono, cioè sembra quasi che ti stia crescendo del cristallo sul piede, cioè non lo so, è un po' strano per me. Troviamo due anellini e raga delle calze nuove, raga queste calze sono stupende, uno dei miei oggetti preferiti del CAS. Per i bambini non vengono aggiunti vestiti, semplicemente troviamo gli stessi capelli che avevamo per gli adulti, ma con questo Staff Pack viene aggiunto l'orecchino per i bambini, eccolo qua. E inoltre, vabbè, un tipo di braccialetto nuovo con il plambobbino, che adesso ho notato che carino, ovviamente di diversi colori. È uno stile molto casual, diciamo che non è che sono vestiti che non abbiamo mai visto, ecco, magari a parte questo che mi piace tanto per l'accessorio con la lunetta, però per il resto sono tutte maglie larghe, pantalone largo, sì, qualche vestitino per carità è carino, ma secondo me qualcosa di simile già c'era in qualche altra espansione probabilmente. I pezzi forti sicuramente penso saranno gli accessori, che voglio andare a vedere, quelli che si possono creare in modalità vivi, le calze le adoro e penso questa pettinatura colorata. Ma io direi di passare alla modalità build. Abbiamo questo rivestimento di tutti questi colori. Allora, io sono un po' fissata con le lunette, Sailor Moon, eccetera, eccetera, quindi a me piace particolarmente. Oltretutto c'è anche il Plumbob, adesso l'ho notato. Ma oltre al rivestimento, nella modalità compra abbiamo una lampada nuova, molto carina, anche questa sedia nuova, divanetto, uno in più ci sta sempre, tavolino basso, questa è una candela ad olio, questo è un tappeto ad
adoro, penso che diventerà il mio tappeto preferito, anche se forse non è proprio utilizzabile in tutte le build, però è il mio tappeto preferito d'ora in poi. Tavolo decorativo, gli swatch più belli mi sa che sono quelli chiari, questo busto, poi ci sono tutte le teche per gli oggetti, questi sono funzionali, fanno da inventario, non so se il sim se li può portare dietro, poi lo testeremo. Oggetto decorativo, terrario cristallino, gli swatch cambia semplicemente il colore della teca, poi vabbè, comodino a ruota, carino, va bene. Questa invece è una nuova scrivania, carina, anche se credo ce ne sia una già simile. Questo è un altro oggetto decorativo e altre teche. Un nuovo armadio, lo adoro. E poi ecco il tavolo che aggiunge la nuova abilità gemmologia, su cui potrete costruire i vostri gioielli, ma poi andremo a vedere come si fa. Questo invece è praticamente una griglia che fa in modo di caricare i vostri gioielli e le vostre gemme durante la notte tramite la luna, ma poi ne parleremo più avanti. Nuova pianta in vaso, ormai The Sims sappiamo che sta aggiungendo un sacco di piante in vaso e io apprezzo tantissimo questa cosa, ma visto che si lavora tanto con minerali ed elementi, ovviamente questo staff pack aggiunge un sacco di mensole, un sacco di teche, ce n'è di tantissimi tipi. Troviamo questa che è praticamente modulare come quella di arredi da sogno, questa mensolina, quest'altra teca molto più grande e questa teca che sembra un po', non lo so, una finestra. Questi invece sono gli oggetti decorativi da muro, poster che ovviamente richiamano sempre la luna, le stelle, i cristalli eccetera eccetera, e gli attrezzi per la gemmologia. C'è anche questo specchio, secondo me è un po', boh, non lo so, sembra un po' trova l'intruso, anche un po' piccolo di dimensioni per i miei gusti, però va bene. Altro oggetto che io ormai amerò a vita è una nuova libreria, e anche queste, ragazzi, non sono mai abbastanza le librerie, è molto bella, mi piace. C'è quella senza la scaletta e quella con i miei oggetti preferiti, libreria, pianta ovviamente, tappeto e busto. La modalità build in sé mi piace, lo stile direi che è coerente con il tema del pacchetto, che diciamo che è un tema, non lo so, che a me richiama tanto New Orleans, le streghe, anche se in realtà le streghe non c'entrano tantissimo, però insomma alla fin fine tu crei gioielli che vanno caricati con l'energia della luna per fare in modo che ottengano dei poteri, no? Degli effetti sui vostri sim, quindi fa un po' stregoneria, un pochino. Ah, che poi c'è, cioè, sulla scaletta pure i libri, che carino. Anzi, volevo farvi anche vedere tutte le decorazioni che ha il tavolo della gemmologia, perché comunque anche qua ormai The Sims diciamo che sta più attenta ai dettagli, soprattutto per quanto riguarda la modalità build. Ma finalmente andiamo a giocare. Come vi ho detto, giocheremo con Endora Grimm. Lei è una gemmologa in erba. Ho costruito al piano superiore il mio studio di gemmologia, quindi ho messo qui il tavolo, la libreria ovviamente e qua tutte le teche. Ah, non vi ho fatto vedere un oggetto in effetti. Con il nuovo staff pack è stato aggiunto questo tavolo dove si può vendere gli accessori che andremo a creare. Visto che io voglio diventare una gemmologa e diventare ricca con la gemmologia, allora compro un tavolo gemmologico e fin qua ci siamo. E andiamo subito ad utilizzarlo. Giusto, allora abbiamo taglia la gemma. Ok, iniziamo a creare gemma a forma di guia. I cristalli, anche se non ce li avete, ve li fa comprare, tranne quelli rari. Cominciamo con lo zaffiro e partiamo con la creazione delle gemme. Questa è l'animazione. Vabbè, penso che la gemma cambi. La gemma a forma di guia di zaffiro. Infatti la gemma è blu, qualità normale. Ok, in caso di carica sulla griglia dei cristalli, Sim sviluppa le abilità mentali più velocemente. Ovvero io intanto posiziono il mio cristallo sulla griglia. Colloco un massimo di 7 gemme o gioielli su una griglia dei cristalli. Ok, dalle ore 19 alle 7 del mattino per caricare e sbloccarne i poteri nascosti. I poteri vengono già detti
infatti se posate il mouse sopra la gemma o il gioiello, io comunque adesso voglio continuare, anzi voglio fare un'altra gemma con un altro cristallo tipo il topazio. So che a livello 3 di gemologia escono fuori dei nuovi progetti. Ah, comunque no raga, il cristallo è sempre quello, è sempre quello lungo, anche se in realtà stavolta avevo fatto la gemma più piccola, quindi niente, pensavo cambiasse, invece no, non cambia. Peccato, sarebbe stata una cosa carina. È cambiata alla fine, da lungo è diventato tondo tutto a un tratto, va bene così. Allora, gli effetti sono: il sim sviluppa le abilità creative più velocemente, è più probabile che il sim crei dei capolavori. Facciamo progetta un gioiello. Ma di progetti ce n'è tantissimi. Io spero che facendoli poi escano fuori nella modalità cast. Tutti li voglio fare, ragazzi. Anche qua, raga, i metalli stessa cosa, non dovete andarli a prendere per forza, li potete pagare, tranne ovviamente quelli rari, quelli vanno recuperati. Vediamo un po' l'animazione del crea i gioielli, vediamo com'è. Ok, praticamente recupera la pinzona. Ed ecco qua il braccialetto creato. È venuto uno schifo, è venuto... No, qualità normale, però non ha effetti questo braccialetto. Lo posso già indossare, mettere nell'inventario, addirittura lo posso già vendere. Ok, proviamo a fare indossa. Indossa con l'abito attuale, indossa con tutti gli abiti. Eccolo lì, che carino questo braccialetto. Vediamo se entrando in modalità cassa adesso lo ritrovo. Sì, ok, perfetto. Vanno sbloccati. Si possono anche rimuovere dall'inventario. Quindi io posso rimuovere da tutti gli abiti. E c'è anche l'iconcina, non so se la vedete, questa è in alto a destra. Praticamente adesso è grigia. Se io metto indossa con tutti gli abiti, vabbè, lei oltretutto ha un sacco di problemi. Si è spaccata un dito, deve andare in bagno. Comunque vedete, adesso che lo indossa l'icona diventa verde. Adesso voglio provare a fare progetta un gioiello casuale. Ovviamente mi metterò a costruire tutti i gioielli, così poi ve li faccio vedere in gas. Anche perché, cioè, i gioielli sono il pezzo forte di questo staff pack, quindi mi pare il caso. Intanto sono le 11 di sera, quindi le gemme sono praticamente in carica. Esatto, sono in carica lenta a causa della luna nuova. Sì, ecco perché praticamente la carica dipende dalla fase lunare attuale. Se la luna è piena, la carica è al suo massimo, mentre se la luna è nuova la sua carica è al minimo. Tenete conto anche che questa griglia può essere messa nell'inventario, infatti esce come metti nell'inventario, perché ci sono due luoghi che sono la radura silvestre e la grotta dimenticata, una Willow Creek e l'altra Oasis Spring, in cui è possibile caricare le gemme tutto il giorno. Gli orecchini? Che carini, ma hanno la luna! Oddio, ma che belli! Ah, questi si possono caricare. Carica sulla griglia dei cristalli. A livello 3, se selezionate taglia una gemma, uscirà fuori il progetto gemma a forma di seme. Questo qui praticamente è un seme che potrete coltivare per far crescere l'albero dei cristalli. E ci sono tantissimi altri progetti, tra cui a livello 7 un teschio, a livello 9 un plumb, e a livello 10 c'è il nano. Piantiamo la gemma a forma di seme. Ovviamente come tutte le piante va annaffiato. Adesso vado a creare tutti i gioielli e tutte le gemme del gioco, così poi ve le faccio vedere. Se ho contato bene ci sono 48 accessori nuovi. Li ho fatti tutti, come potete vedere. Ci ho messo un'oretta. Adesso sono pure livello 10 di gemmologia. Vi faccio vedere tutte le gemme che potete creare, che appunto sono 10, una per ogni livello. Hanno tutte diverse forme. Vabbè, quelle più particolari sono il teschio, quella a forma di plumbob, che ovviamente ho fatto verde. Poi in base ai cristalli ovviamente cambia il colore, e lo gnometto, anche questo cambia colore. Io comunque ho usato il cristallo giallo, non mi ricordo il nome, e quindi è venuto uno gnomo dorato. Sono tutti carichi, e la carica comunque sembrerebbe durare più o meno 2 giorni. Quindi la carica massima vi dà un effetto di 2 giorni. Gli effetti li vedete come moodlet. Ma adesso direi di farvi vedere tutti gli accessori. Allora, purtroppo gli accessori non si vedono tutti nel CAS. O meglio, nel CAS vedete quelli che indossate. Se non li indossate non ci sono. Non so se c'è un modo per sbloccare questa cosa, io spero di sì. Comunque ve li faccio vedere qua sul sim. Partiamo dai orecchini, questi qua con le lunette.
7, super carini. Piccolini con 2 stelline. Abbiamo quello con il Plumbob, questo che sembra una specie di rampicante, questo simile alle lunette ma con una piccola goccia. Eccola, questi un pochino più elaborati, pendenti. Questa è un po' da lettrice dei tarocchi. Non amo questo tipo di orecchini, però comunque ci stanno, perché il problema è che sono molto grandi e io non amo particolarmente gli orecchini così grandi. Questi, uno tra i miei preferiti. E poi orecchini con le gemme enormi. Passiamo alle collane. Lunetta, una stellina, è una tra le mie preferite. Pendente, bella questa collana, questa da Gran Galà. Choker, un altro pendente da lettrice dei tarocchi. Questa, forse ce n'è una simile, anche, abbiamo anche questa qua. E per ultima, questa qua, una tra le mie preferite. Passiamo ai braccialetti. Molto carino. Questo invece, sempre con le stelline. Braccialetto con il Plumbob. Altro braccialetto fiorito. Braccialetto dedicato. Ragazzi, non ho scelto i colori migliori. Sono andata un po' velocemente nella loro creazione. Finora i braccialetti, nel senso, sono belli, ma non sono il mio genere. Diciamo che io non sono una che mette braccialetti enormi tipo questo. Ecco, questo qui invece è quello che praticamente prende anche la mano. La maggior parte dei braccialetti sono veramente grossi. Questo già mi piace. Questo qua forse è il mio preferito. Passiamo invece agli anelli. Allora, la cosa bella degli anelli è che si possono mettere tutti insieme. Questi qua sono tutti gli anelli a parte due, che poi vi andrò a far vedere. Quindi praticamente quasi ogni anello ha il suo dito. Me ne mancano solamente due, che adesso indosso, che sono questi due. Intanto vi faccio vedere le gemme quando sono caricate al 100%, che si illuminano. Sto cercando di far crescere questo albero, ma non cresce. Comunque, più ve ne prendete cura e più fate sviluppare l'albero, più rari saranno i cristalli che farà crescere e che poi potrete raccogliere. Comunque, se utilizzate il cristallo di giada, potrete trovare dei cristalli mentre il sim sfaccenda in giro per casa. In realtà i cristalli più interessanti sono sicuramente quello della giada. C'è anche quello che vi fa trovare dei simoleon per casa. Non so quanti, non penso tantissimi, però tipo il quarzo vi dà il doppio dei punti di soddisfazione. Oppure con le matite il sim non può morire. Con la lucciolita invece il sim è più probabile che dia la luce due o tre gemelli. Con la lignite invece sim può evocare il tristo mietitore a piacimento e l'esito sarà sempre positivo quando il sim implorerà di salvare la vita a qualcuno. E infine con l'ambra il sim non causerà un incendio mentre cucina. E anche questa, ragazzi, top. Diciamo che questi sono i cristalli più interessanti. E poi in realtà ci sono quelli che ti aumentano le abilità carismatiche, quelle logiche, creative, eccetera eccetera. Ultime cose da dire su questo staff pack: le gemme posizionate in casa influenzano tutti i sim, mentre i gioielli influenzano solo chi li indossa. E poi ovviamente potrete regalare i gioielli creati da voi agli altri sim andando nel menu amichevole affetto, oppure proporre le nozze con un anello artigianale fatto da voi. Tanto comparirà l'interazione proporre le nozze col tuo anello artigianale. Questo più o meno è tutto quello che viene all'interno del nuovo staff pack creazioni di cristallo. È uno staff pack dedicato molto a chi vuole magari più accessori all'interno del gioco, perché come vedete sono tantissimi, ragazzi, cioè ci sono praticamente 50 se aggiungiamo i due che già trovate all'interno del cast. Quindi ci sono praticamente 50 accessori diversi con i diversi swatch. Ed è anche uno staff pack magari adatto a chi vuole trovare un utilizzo più costruttivo, per così dire, dalla raccolta appunto di metalli e cristalli. Quindi diciamo che la raccolta di cristalli e metalli non è più solo una mera questione di collezione, ma diventa un mezzo per la realizzazione di gioielli. Poi vabbè, non dimentichiamoci ovviamente dei buff e degli effetti che creano questi gioielli. Quindi comunque lo staff pack, secondo me, nel suo piccolo migliora l'esperienza di gameplay di The Sims 4. Quindi io sinceramente ve lo consiglio. Sono molto sorpresa della quantità
quantità degli accessori che ci sono all'interno di questo gioco, della quantità degli effetti possibili che danno questi gioielli. La modalità build mi è piaciuta tutto sommato, la modalità cast, come sapete, è sempre un punto critico per me, io non amo particolarmente la modalità cast di The Sims, cioè delle espansioni di The Sims, a parte alcune rare eccezioni, però sono comunque piacevolmente sorpresa da questo staff pack. Endora è tesa e sta andando a dormire, io comunque vi ringrazio per aver visto il video fino a qua e noi ci rivediamo al prossimo.